tutti, oggi vi facciamo vedere come fare le linguine agli scampi, un classicone della cucina italiana. Ve la spieghiamo in maniera semplice in modo che tutti possano replicarla. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti per fare le linguine agli scampi per 4 persone sono 600 g di scampi, 400 g di linguine, 12 pomodorini ciliegini, un cucchiaio di passata di pomodoro, 60 ml di vino bianco, un ciuffetto di prezzemolo, 2 spicchi di aglio, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe macinato e alcuni granelli di pepe. Togliamo gli occhi e stacchiamo la testa dagli scampi. Ovviamente gli scampi devono essere freschissimi, questo è importantissimo per la buona riuscita della ricetta. Come si fa a riconoscere uno scampo freschissimo? La carne deve essere bianca giallastra, il profumo deve essere tenue, il carapace lucente e umido, l'addome compatto e le antenne e le zampe devono essere intatte, non si devono staccare facilmente. Controllate anche gli occhi degli scampi, che come tutti i pesci freschi devono essere neri e lucenti, non opachi. Se hanno un colore verdastro, evitateli proprio, perché non sono freschi. Tiriamo il budello, vedete? Guardate bene il passaggio, abbiamo tolto la testa, la mettiamo da parte. Togliamo il carapace. Carapaci e teste ovviamente ce li lasciamo da parte, ci serviranno per fare il fumetto di crostacei. Quindi stiamo mettendo occhi e budello da parte perché li buttiamo. Testa e carapace li stiamo mettendo da parte per il fumetto. Se sono molto freschi metteteli nel congelatore per un po' in modo da rendere più facile l'operazione che stiamo facendo, cioè vedete aprire, togliere il carapace. E mettiamo da parte, vedete, la polpa. Quindi, ricapitolando, polpa da una parte, testa e carapace dall'altra, occhi e budello li buttiamo. Le linguine agli scampi sono un primo piatto che potete preparare durante le festività natalizie, durante le spaghettate estive, quindi fa sempre bella figura e poi è abbastanza veloce. L'accorgimento è principalmente quello di avere degli scampi molto freschi e poi preparare un buon fumetto. Questo brodo di crostacei che va ad insaporire il piatto. Sapete che noi vi facciamo vedere tutti i passaggi, quindi anche se non avete mai fatto questo piatto, lo cucinate con noi, seguite tutti i passaggi e ci riuscite. Abbiamo fatto altri primi piatti della tradizione italiana, come gli spaghetti con le vongole, il risotto alla pescatora, spaghetti con le cozze, tutti i piatti che potete preparare durante le grandi occasioni. Vi mettiamo la playlist Primi piatti più buoni d'Italia in descrizione. Così potete recuperare tutte queste ricette tradizionali italiane. Ce ne lasciamo 4 da parte, a cui togliamo solo gli occhi per la decorazione del piatto. Vi ricordiamo che per fare un po' meno fatica a fare questa operazione, tenete gli scampi un'oretta nel congelatore, soprattutto se sono freschissimi. La polpa la tagliamo in 3 pezzi. Accendiamo la fiamma, ci siamo spostate quindi ai fornelli. Un cucchiaio di olio. L'aglio. Abbiamo aggiunto i gambi del prezzemolo, stiamo mettendo il pepe in granelli, ovviamente qui potreste anche mettere in alternativa il peperoncino, quindi la scelta è vostra. Aggiungiamo teste e carapaci che ci siamo lasciate da parte adesso, quindi stiamo preparando il fumetto. Thank you.
qualche goccia di vino bianco, poco. E aggiungiamo 300 ml di acqua. Un pizzico di sale e copriamo. Fiamma medio-bassa per 20 minuti. A questo punto possiamo accendere la fiamma per l'acqua della pasta. Tagliamo il prezzemolo. Tagliamo anche i pomodorini a pezzetti molto piccoli. Tritiamo l'aglio. Il fumetto stiamo per spegnerlo, prima vedete però lo schiacciamo. Quindi abbiamo spento la fiamma e adesso lo filtriamo. Accendiamo nuovamente la fiamma con un tegame. Ci mettiamo 3 cucchiai di olio. L'aglio. Appena vedete comincia a sfrigolare, possiamo aggiungere gli scampi. Devono cuocere pochissimo in modo che la polpa rimanga bella tenera da un lato e dall'altro. Vedete, li giriamo. Mettiamo il vino bianco, sfumiamo. Aggiungiamo i pomodori. Le linguine agli scampi c'è chi li fa anche in bianco. Questa è la nostra versione, noi li preferiamo rossi. Abbiamo aggiunto anche la passata di pomodoro. Un po' come in tutti i piatti di pesce, per esempio anche il risotto alla pescatora, c'è chi lo fa in bianco o rosso. Succede spesso con questi piatti. Un pizzico di sale. Un altro. Nei commenti scriveteci voi come lo fate. Lo fate in bianco? Lo fate rosso? Ci piace sempre che ci diciate la vostra versione della ricetta, essendo ricette tradizionali italiane, possono cambiare anche per tradizioni familiari. Lasciamo insaporire un po' e togliamo gli scampi, perché vi abbiamo detto appunto che si tengono pochissimo. Lasciamo cuocere il sughetto per 10 minuti. Mettiamo il sale nell'acqua della pasta. E la versiamo. Le linguine. Questo piatto potreste farlo anche con gli spaghetti, però le linguine diciamo che è il formato di pasta più adatto. Il classico, linguine agli scampi. Li teniamo 7 minuti, possiamo quindi scolare la pasta, sono passati 7 minuti, sulla confezione c'è scritto 10 minuti, la scoliamo 3 minuti prima e mettiamo la pasta nel nostro sughetto. Amalgamiamo, aggiungiamo il fumetto è ancora caldo, aggiungiamo altro fumetto, quindi lo mettete tutto per non far asciugare.
E terminiamo la cottura, quindi 3 minuti in questo tegame. Aggiungiamo la polpa degli scampi, anche questa cuoce pochissimo tempo. Assaggiate di sale a questo punto, aggiungete il pepe. Abbiamo quasi terminato, come vedete la ricetta non è stata per niente complicata, abbiamo cercato di spiegarvela in maniera semplicissima, quindi se replicate la nostra ricetta fatecelo sapere nei commenti. Aggiungiamo gli scampi che avevamo lasciato interi. Ecco qui. Prezzemolo tritato. Voilà. Ultimo passaggio, 2 cucchiai di olio e abbiamo proprio finito. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube Cucina Geek. Dovete cliccare sotto al video di YouTube in basso a destra sulla campanella in modo da ricevere le notifiche da YouTube quando esce una nuova ricetta. Facciamo sempre ricette della tradizione italiana. Ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram. Veniteci a trovare. Alla prossima ricetta. Ciao ciao!